vale il terzo posto della prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Plovdiv. E allora prepariamoci a gustarci questo assalto con l'Italia che cerca almeno di arpionare il podio. Di fronte alle padrone di casa della Bulgaria. E allora Michela Battiston contro Ioanna Ilieva, il primo assalto, poi Martina Criscio, Benedetta Taricco e Rossella Gregorio completano il quartetto italiano, mentre la Bulgaria, oltre alla già citata e qui inquadrata Ilieva, schiera Olga Kramova, Anna Mikhailova e Emma Neikova. Queste sono le quattro ragazze bulgare. Intanto è cominciato il match ed è subito Michela Battiston ad andare a segno. 1-0 Italia, che nel corso della giornata ha cominciato battendo il Canada, poi l'ha sofferto quarto di finale contro la Turchia, risolto solo all'ultima stoccata sul 45 a 44. E poi la sconfitta abbastanza netta purtroppo contro la Francia, Francia che si giocherà poi la vittoria contro l'Azerbaigian in una sorta di quella che è la rivincita della finale di ieri, perché ci saranno ancora Manon Brunet e ancora Anna Bajta, che ieri si sono giocate la tappa individuale, ma adesso noi ci concentriamo però sull'Italia che è 2-2 il match al momento. Buongiorno a tutti, ci sono anche io, scusate, ero presa Tanto esatto, io purtroppo dalla tecnica. chiedo giustamente, non ho presentato la mia socia Marina Passaseo, Perché la giustamente social è cura la parte comunque tecnica. poco di supporto per la telecronaca. Cercherò di aiutarti io l'ingrato compito oggi perché insomma sostituire Leonardo Affede, che purtroppo oggi è impegnato e che ieri invece ci ha aiutato molto, soprattutto dandoci notizie che noi da fuori non possiamo conoscere. Oggi però il lavoro, quello vero, Lo ha chiamato, lo ha portato via da noi e ce l'ha quindi portato via. cercheremo di non far troppo sentire la sua mancanza. Intanto trova la parata di risposta del 5-3 Michela Battiston, poi libera l'urlo e l'Italia chiude avanti il primo parziale. Dicevamo Marina, questo ho riassunto un po' il cammino dell'Italia nella giornata di oggi. Insomma, con la Francia è arrivata Una una sonora sconfitta abbastanza sconfitta, bisogna dirlo. dura, purtroppo, con le francesi, quella che è stato un po' il rematch della semifinale olimpica di Tokyo, no? Italia e Francia si erano affrontate proprio a Tokyo. Tanto c'è Rossella Gregorio con Nikova. Neikova. È stato 5-3 difficile Italia. anche l'assalto degli 8 perché con la Turchia. Sì, esatto, con 45-44 abbastanza sofferto. Ottimo per il morale, però, perché vincere all'ultima stoccata dà una gioia in più. Sì, è sempre aiuta molto, anche perché appunto dimostra che il carattere per lottare, per uscire e trovare il guizzo nelle situazioni più difficili, comunque ci vuole sempre, e l'Italia l'ha dimostrato. Adesso vediamo contro le padrone di casa della Bulgaria, che sta facendo abbastanza bene in questo primo scorcio di stagione. Già a Tbilisi avevano chiuso al sesto posto, adesso comunque male che vada fanno quarte nella gara di casa, quindi
un piccolo passo avanti anche per il quartetto della Bulgaria, chissà che poi nei prossimi anni non possa essere una variabile in più in queste prove a squadre, in attesa poi che chiaramente ritornino anche tutte le grandi. Adesso molte squadre stanno facendo esperimenti, stanno cercando nuove composizioni, anche approfittando di qualche atleta, ad esempio, che si è presa la pausa maternità. Mi viene in mente l'Ungheria con Anna Marton, che ne ha approfittato visto che era infortunata. E anche ho letto di questi giorni sulla federazione ungherese che è in procinto di diventare mamma, diventerà mamma Cecilia Berder. Quindi, insomma, tutto questo per dire che tante squadre stanno cercando la loro definizione, quindi anche nuovi quartetti possono trovare spazio, affacciarsi. Beh, è l'anno prossimo quello fondamentale per le squadre, quello in cui devono decidere le formazioni per le Olimpiadi, quindi è giusto ora provare, tentare, magari badare meno al risultato per quanto possibile sia in una competizione Vabbè, di Coppa certo, del chiaro. Mondo. Non è che uno fa finta di niente, però chiaramente se deve succedere il patatrac, tra virgolette, sportivo, è meglio che succeda adesso che non ai mondiali del 2023 o peggio ancora a Parigi. È l'occasione anche per provare nuovi elementi. Abbiamo visto nell'Italia ha tirato Benedetta Taricco in semifinale. Tanto chiude il suo parziale Rossella Gregorio, 10 a 9, molto equilibrato questo assalto sin qui. Sì, ma pensi che ai mondiali del 2023 vedremo le squadre definitive? Sarà un anno prima delle Olimpiadi, esatto, cioè dovrebbero essere d'estate, no? Se non sbaglio. Esatto, sì, se non sono quelle definitive, sono comunque quelle molto, molto papabili per esserlo, perché poi chiaramente il Mondiale del 2023 è decisivo per la qualifica olimpica, quindi chiaramente devi arrivare già con le idee molto molto chiare su gli elementi che poi comporranno il quartetto che eventualmente andrà a giocarsi alle Olimpiadi. Diciamo che qui l'Italia nella gara di oggi è partita comunque con l'intelaiatura, che è stata la formazione che per tre quarti ha tirato a Tokyo, ma anche a Irene Vecchi, però ci sono Michela Battiston, ci sono Martina Criscio e Rossella Gregorio. Diciamo che comunque sono tanti anche gli elementi che può provare Gigi Tarantino. Ha una ottima scelta. 11-10 qui Martina, che affronta la Kramova. Molto deciso l'attacco dell'atleta bulgara in questa frangente, quindi 11 pari. Adesso scontro fra le due, per fortuna, niente di grave per l'atleta bulgara. C'è tanta azione a Plovdiv, vediamo Marina, che anche dietro stanno tirando gli assalti, quelli chiaramente Sì. per le posizioni di rincalzo, si chiama così, ma è un po' brutto come nome. Sì, io mi chiedo sempre quale sia la motivazione, specialmente per le squadre che magari hanno perso, diciamo, le squadre più titolate che sono capitate in un assalto un po' difficile, hanno perso. Come fanno poi a rientrare in pedana Sì, sai, per sono questi punti per il assalti, però ranking e così. contano Esatto. anche questi, sono dei punti comunque, quindi. Sì, no, più che altro come fanno in determinate competizioni, perché, ok, questa è una tappa di Coppa del Mondo, però anche alle Olimpiadi, quando tu parti magari per vincere la medaglia d'oro, esci ai quarti di finale, poi ti devi giocare comunque degli assalti totalmente inutili, quando vorresti essere solo in albergo a sotterrarti. È un po' crudele come gioco, però purtroppo va fatto. Anche perché poi spesso ti trovi delle formazioni che non hanno niente da perdere, perché magari per una squadra come la Bulgaria, chiaramente con tutto il rispetto, un quinto posto è tanta roba, per una squadra come la Russia, la Francia o l'Italia, un quinto posto
È comunque un qualcosa di, diciamo, limitiamo i danni. Esatto. Intanto, no, aveva allungato le due stoccate la griscia, adesso invece si ritrova sotto. Sì, 14 a 13, molto tosta questa Cramova. Poi cercheremo anche qualche notizia sulle atlete bulgare, giusto per rendere, far capire chi sono le atlete, le avversarie, e dare loro la giusta visibilità. Comunque sono qui a tirare, a giocarsi il podio in Coppa del Mondo, quindi. Tordici pari. Siamo quasi alla fine del primo giro di assalti e il primo giro di assalti si conclude con il vantaggio della Bulgaria. Marina, te l'aspettavi o? No, onestamente no. Allora, è vero che giocano in casa, è vero che è la loro occasione appunto per mettersi in evidenza, però no, me l'aspettavo facile, no, facile. Diciamo che me l'aspettavo la vittoria, una vittoria dell'Italia, poi vediamo, ancora non è detto. Sa che la. Sì, Però non mi aspettavo che dovessero combattere così tanto. sa che la prova a squadre di sciabola poi è sempre un qualcosa che finisce veramente solo quando è finita, che sembra una frase fatta un po' così Esatto. alla Trapattoni, no? Però abbiamo visto tantissime rimonte contro rimonte anche prima offline, Sì. mentre ci preparavamo ad andare in onda, abbiamo osservato io e Marina l'assalto delle statunitensi con le polacche, e la statunitense ha perso 45 a 43 a 44 e la saita impedana avanti 40 a 30, quindi è proprio per dire finché non è finita, non è finita, e i colpi di scena sono sempre all'ordine del giorno, qui intanto è punto a punto l'assalto, 17 a 16. Così come è stato quello con la Turchia, in effetti, magari guardando quello, non dobbiamo aspettarcelo poi così facile. Perché credo che comunque la Turchia sia meno titolata della Bulgaria, credo, non lo so. Sì, più o meno sono squadre che stanno crescendo, tante atlete Sì. giovani, questa ottica di allargamento dello sport che poi, diciamo, magari da tifoso italiano ci creerà qualche piccolo patema in più, qualche piccola sofferenza in più, però da appassionati di scherma vedere comunque delle gare più combattute è anche più divertente. Intanto, bell'attacco di Michela Battiston qui, 18-16. Ancora, fotocopia di quello di prima, anche nell'esultanza. Proprio Ctrl C, Ctrl V, Michela, per 16. queste due azioni. Sei un nerd. 20 a 16. Piccolo Eccolo lì. Ci ha risposto subito allungo la di medaglia. Battiston. Brava, Appena Michela. abbiamo detto che erano vicine punto a punto, ha messo un bel divario fra lei e la Infatti, Bulgara. giusto per aggiungere ulteriori nomi alla nostra lista nera, Sì, quella di. Esatto, esatto. Dopo la Brunei ieri. adesso poi finita la gara, la Brunei raccoglierà tutte le atlete, faranno un volo unico e verranno. Tipo i pullman che organizzano i pellegrinaggi, ecco, lei organizza il pullman per venire. Criscio Ilieva per il quinto assalto. Qui dovrebbe esserne uscita vincente Martina, sì, 21 a 16, era partita con grande decisione la Ilieva, però poi altrettanto bene ne è uscita Martina Criscio, partenza falsa. Ancora attacco deciso di Martina Criscio, il disappunto della Ilieva. Come si dirà, acci d'erbolina in bulgaro. Non lo voglio sapere, sarà complicato. Anche come si scrive, soprattutto. Attacco no della Ilieva, attacco tocca di Martina Criscio, 23-17 e direi 3-0 di parziale per l'atleta foggiana che è ritornata sulle pedane proprio in questa occasione.
subito un piccolo intervento al ginocchio dopo i giochi olimpici. Adesso è tornata con un comunque buon piazzamento nella prova individuale, sfiorando la finale 8, 25-17, ulteriore allungo dell'Italia. Ricordiamo che ieri Rossella Gregori è arrivata sul podio, confermando il suo momento buono nella Coppa del Mondo, anzi ottimo, visto che ha riconfermato il podio. Oggi la vediamo qui a squadre. Un podio, devo dire, Alessandro, che mi ha un po' sorpreso. Sembra un podio master, ma non per l'età. Sì, c'è cioè proprio il non podio, cioè Era chiaramente in un questo podio, le caso. hanno schierate sulla pedana della finale, le hanno dato la coppa, non perché, sarà una coppa, una medaglia, quello che c'era, ma veramente non c'era neanche il podio. Sì, infatti abbiamo messo comunque la fotografia sul nostro profilo Instagram di Pentaschermo, comunque lo trovate in giro la fotografia, effettivamente sembrava una gara, sì, una gara master, Ma più che che una gara di poi Coppa le del gare Mondo. master, devo dire che spesso ci sono dei podi bellissimi e c'è anche il problema di salirci sopra perché sono molto alti e noi atleti master, anche se a me capita raramente di salire sul podio, non è che insomma, ci abbiamo 20 anni, però qualche volta capita di non averlo e ieri è successo questo in Bulgaria, ma Sì, non curioso perché effettivamente lamentiamoci. parliamo comunque di una gara di Coppa del Mondo, oltretutto una gara di Coppa del Mondo assoluta, Sì. neanche, non so, una gara di circuito cadetti o... E quindi, vabbè, vediamo se oggi ci sarà un allestimento migliore, ma... Esatto, Temo di no, anche perché poi il podio per le squadre deve essere ancora più grande. E comunque, a proposito dei problemi che ci sono stati, vi ricordo che oggi c'è anche il Gran Premio di Spada, che speriamo di riuscire a seguire per voi. A trasmettere la diretta con il nostro commento, perché lì c'è stato invece un problema di streaming. Mancavano i due addetti allo streaming per il solito problema di tutti i giorni, ovvero la positività al Covid. E quindi oggi sono un po' industriati con una telecamera fissa sulle tribune. E il commentatore da solo che commenta e credo sposti la telecamera o comunque siamo lì. Sì, esatto, ogni tanto gira la telecamera lui, diciamo che non lo invidiamo in No, questo infatti è momento. un'impresa abbastanza difficile da solo a commentare una gara intera di spada con tutti poi che mettono i commenti, gira la telecamera, metti la pedana questa, metti la pedana quell'altra. Poverino, lui giustamente sceglie l'assalto che sulla carta è più interessante. Sì, esatto, di norma poi la FIE ha sempre un sistema di regia pazzesco, qui ciascuno si può scegliere la propria telecamera, il proprio atleta di riferimento. Qui invece si deve un po' accontentare di quello che passa il convento e il povero David King, Sì, che è lui, sì. è il povero David King che si deve un po' arrabattare con quello che riesce. Insomma, purtroppo il Covid è così, questi tempi. 30, 29, 21, scusate. Ho un po' anticipato i tempi. Abbiamo proprio parlato dello stato di forma di Rossella Gregorio, che infatti ha allungato ulteriormente qui. Sì, No, qui ha subito la no, stoccata. intendevo nella sua frazione. Sì, no, È poi stato qua il 29 a chiaramente. 22. Adesso però Ecco, come al solito, il nostro ancora la effetto. cramova. Allora, dicevamo, proviamo così, vediamo se funziona. Allora, pessimo momento di forma di Rossella Gregorio. No, naturalmente stiamo No, scherzando. non facciamoci questi discorsi e questa nomea, se no nessuno ci segue più, poi ci cacciano via. E 29 a 23, ancora buon vantaggio per l'Italia. Arriva anche il cartellino giallo per Rossella Gregorio. Stavolta c'è stata la Parata e parata risposta. risposta. Non sembrava inizialmente concorde la cramova, però. Così è. E
E adesso finisce anche il secondo dei tre giri di assalti con l'Italia che ha allungato decisamente, ha messo un saldo di più 7 complessivo. Adesso Kryssho Nejkova per la settima frazione. Parola di risposta alla Nikova. Tanto dietro c'è i saluti ai tempi del Covid, non so più darsi il 5 così, quindi ci si deve salutare come quando ci si vede a distanza, si incrocia a distanza sulle strade. 31 a 24. Torniamo sull'assalto, ti distrai un secondo e queste fanno punti. Adesso per Martina Criscio più 8 ancora l'attacco dell'azzurra della Foggiana dell'esercito. Dopo un attacco, una splendida difesa. Ischia. Scusate. Finire in spaccata, Martina. Trentaquattro-venticinque, ancora un solo punto. E poi ci sarà il cambio. Eccolo qua. 35-25 più 10, allunga ancora l'Italia. E adesso testimone che passa. Ah, Michela Battiston, lei che è stata grande protagonista, che ci ha esaltato tutti a Tokyo, Michela, con quella rimontona su Charlotte Lembach nella semifinale contro la Francia. Se purtroppo poi le francesi sono riuscite a rimettere a posto l'assalto e a prendersi loro il posto in finale, però Michela è stata veramente, veramente brava. Sì, un esordio olimpico decisamente Esplosivo. positivo e maturo, perché non è facile Sì, assolutamente, è controllare stata molto l'emozione. brava, molto brava in quel frangente, intanto ancora segno. Molto brava a leggere, la paura negli occhi dell'avversaria e a infierire in quella paura. Quindi ci vuole anche questo, non è così facile in quelle situazioni, è vero che aveva poco da perdere, però insomma. Sì, però devi avere la prontezza di vederlo e la lucidità di utilizzarlo, non è proprio così immediato. Assolutamente, in un esordio olimpico, quindi Sì, infatti. davvero molto molto brava in una tra l'altro in una semifinale, quindi cioè, anche in un assalto qualsiasi. Tanto Tanto qui 4-0 fin invece sta qui e andando abbastanza tranquilla. fa 5, riesce anche a mantenere quello che nel calcio chiamerebbero il clean sheet, almeno in questo caso, contro la Kramova. 40-25 e ora Rossella Gregorio contro Ioana Ilieva per l'ultimo assalto che potrebbe regalare un bel podio alle azzurre. Era importante da cogliere. Beh, vedi, alla fine non ci siamo sbagliati nel pensare che sarebbe stato. Adesso faccio pareggiare la Bulgaria. No, che sarebbe stato, diciamo, ci sarebbe stato un divario che corrisponde poi al divario tecnico, più o meno. Sì, assolutamente. Diciamo che hanno tenuto comunque state molto brave all'inizio, poi forse sono un po' disunite le bulgare, come invece ci hanno insegnato l'ultimo film di Tarantino, non bisogna mai disunirsi. Se E si vuole intanto portare a adesso casa. invece chi si è disunita è la Gregorio, che ha preso tre stoccate di fila. Bisogna sempre portare un po' appunto a dire delle battute.
chiaramente l'accelerazione poi degli italiani si è fatta sentire. In ogni modo, per la Bulgaria è comunque un risultato storico perché migliorano il sesto posto di Plovdiv e quindi a piccoli passi si avvicinano. Tanto brave perché comunque hanno approfittato. È vero che c'erano tante assenze, però anche qui poi il discorso è che chi ha torto ha sempre, no, chi ha torto ha Chi sempre assente ha ragione, neanche non torto. so cosa voglia dire, giuro che non ho bevuto, chi assente ha sempre torto. E Era questo finalmente mette il una discorso. stoccata a Rossella, 41 a 29. Poi probabilmente anche una botta omaggio alla Ilieva, ovviamente involontaria. 41-29. Noi poi finita questa finale ci congediamo e vi diamo appuntamento per le 6 intorno, probabilmente alle 4, alle Dovrebbero 4 essere le 16, per le credo. 16, attorno alle 16 ora italiana con le semifinali della spada, del Gran Prix di spada. Adesso poi Sperando di avere lo streaming. spero di avere lo streaming. Forse sperando anche di avere qualche azzurro da potervi raccontare, però poi io ammetto in questo momento non ho seguito molto e non so come stanno andando le. Sono rimasta ai 16, cioè erano prima di collegarmi qui. Dove erano arrivati sicuramente Wismara e Di Veroli, però poi appunto per preparare qui non ho seguito, però adesso forse ve lo potrei anche dire. Sì, mentre seguiamo le ultime battute di questo match. Vediamo se riesco a dirvi. Dunque, Intanto Rossella Gregorio stava chiedendo il video per una stoccata che le hanno dato? che hanno ricostruito a suo favore, Sì, quindi era un po' infatti. transagonistica Rossella. Allora, ahimè, vi devo dire che non ci sono italiane nelle 8, perché l'ultima rimasta era l'Alberta Santuccio che ha perso con la Leis, la numero 1 del tabellone, 15-9, mentre vado a guardare, e dunque stanno tirando gli assalti dei 16 Tanto ha chiuso le Rossella, scusa se. ragazze. 45-29, terzo posto per l'Italia. Bene, almeno ottima notizia anche oggi. Ora, mentre gli uomini sono anche loro nel tabellone dei 16 e c'è un Bayard Wismara e un Di Veroli Siclosi. Ah. Sfida molto intrigante quella tra Di Sì. Veroli e il vice campione olimpico. Peccato non poter, non avere la certezza di poterla vedere per appunto i noti problemi di streaming di cui prima, però è una sfida che meriterebbe tanto di essere seguita. Sì. Intanto l'Italia ha chiuso 45-29, quindi terzo posto per le azzurre che si prendono un bel piazzamento sul podio. Adesso c'è anche il momento fotografia. Vediamo qua. Fotografi che immortalano le azzurre per il podio, quindi noi abbiamo un bel podio, un doppio podio per l'Italia della sciabola femminile a Plovdiv, invece tra breve ci saranno Azerbaigian e Francia. Per seguirla vi rimandiamo comunque, chi fosse interessato al live che abbiamo approntato su Pianeta Scherma, perché comunque è un assalto che merita di essere visto e noi ci aggiorniamo dopo per la spada, direi Marina. Sì, intorno alle 4 cercheremo di mettere un post per avvertirvi prima, altrimenti basta ricevere le notifiche se vi iscrivete al canale sia di Pianeta Scherma che di Scherma su YouTube e Facebook, riceverete la notifica quando inizieremo la diretta. Allora salutiamo, Sì, a dopo ti ringrazio Alessandro. Marina.